Adesso sei pronto per la visita? Prego. Che figata, ragazzi, questa è una bomba. Ciao Simo. Ciao, che meraviglia. Hai visto che ti ho portato in officina oggi? Questa splendida 124, una bomba già di casa ma elaborata. Questa in particolare ha elaborato le sospensioni, ha elaborato lo scarico, però con l'impianto frenante non ci siamo davvero. E ricordiamo sempre che l'elaborazione dell'auto significa anche poi modificare l'impianto di serie con uno sportivo e adeguato alle nuove prestazioni. Quindi adesso, Simo, abbiamo qualcosa per questa splendida 124 in casa? Perché no? Vediamo cosa possiamo fare. E andiamo! Ci sono. One day later. Oh, mi dai una mano? Arrivo. Pesante anche le pastiglie. Ale. Ma sono veramente belli questi dischetti. Sì, sì, sì. Abbiamo scelto dei dischi Tarox F2000. Va a fare. Facciamoli vedere. Questi dischi sono sportivi, baffati. Una mescola particolare sportiva proprio fatta per migliorare le prestazioni di frenata. Dunque, quando abbiamo la necessità di migliorare l'impianto frenante della nostra auto, abbiamo in linea di massima due opzioni disponibili. Una è maggiorare l'impianto, l'altra invece è mantenere l'impianto con le dimensioni originali, in questo caso circa 280 mm, ma sostituire dischi, pastiglie e magari anche tubi e oliofreno, scegliendo dei componenti migliori. In questo caso l'auto è elaborata. Abbiamo deciso di non sostituire l'impianto della casa, ma di migliorarlo scegliendo dischi sportivi baffati Tarox e relative pastiglie sportive Tarox 112 in questo caso. Che adesso vi faccio vedere. Eccole qui, i pastiglioni. Ragazzi, è importante utilizzare con dischi sportivi di questo tipo anche pastiglie con mescola un po' più morbida, perché mescole commerciali, anche di marche ottime, possono risultare troppo aggressive e poco performanti con dischi sportivi. Dischi sportivi che hanno uno speciale trattamento termico e un alto tenore di carbonio, proprio come in questo caso. Vi ricordo che Alessandro ha fatto più video sull'argomento dischi freno, impianti frenanti, oltre che tantissimi altri video nella nostra playlist Tuning Reviews nel nostro canale, in cui vi invito ad iscrivervi e di attivare la campanellina per restare aggiornati. Video sui dischi freno, quali scegliere, sull'impianto frenante, come maggiorarlo e come elaborarlo, su dischi maggiorati, su pastiglie e su tutto quello che vi viene in mente. Esatto, cioè è anche troppo presente su YouTube. Andate a commentare i nostri video. Noi invece andiamo a montare. Si fanno anche i reel, si fa tutto qui dentro, si installa, si fanno i reel, si fanno gli influencer, si fanno le bestemmie, si fa tutto in questo fantastico mondo. Bene, allora Angelo ha installato il disco. Ragazzi, è molto importante il verso di rotazione. Questa tipologia di dischi deve entrare nella pinza di pancia, quindi col baffo di pancia e non col baffo di punta. È molto importante. Ora però mi servirebbero le pastiglie. E tu che ci fai qua? Ciao! Ciao! Che sorpresa! E Giuseppe è passato per la customizzazione della Maserati. Oh ragazzi, lui è Giuseppe Custom, un'azienda fighissima che fa cose veramente davvero belle. Andate a vedere il loro profilo.
prima dell'installazione dei dischi bisogna sempre spazzolare bene il mozzo. Angelo non ne ha bisogno, ma voi sì. All'interno del kit Tarox troverete anche un comodissimo dépliant. Guide per una corretta installazione. Allora ragazzi, come vi dicevo prima, quando elaboriamo l'auto è molto importante anche puntare su un miglioramento dell'impianto frenante. Quest'auto, come puoi vedere, vieni qui, ha un impianto di ammortizzatori Bilstein, ha anche dei tubi in treccia, aveva dei dischi originali. Questi sono ovviamente molto più performanti, ma anche le pastiglie che aveva prima erano quasi arrivate al limite. Tra l'altro hanno una mescola che è proprio differente, lo si può notare dalla tipologia di materiale utilizzato. Queste sono quelle originali, che sono praticamente lisce, e queste sono quelle sportive. Quindi mi raccomando, elaborate l'auto, modificate il motore, lo scarico, quello che vi pare, ma ricordatevi che l'impianto frenante è parimenti importante. Dammi la pastiglia, la devo mettere. Tieni. No, questa non serve, dai, questa te la do in testa. Bene, abbiamo installato i dischi sportivi e le pastiglie anteriori, ora passiamo a quelle posteriori. Sì, perché non tutte le auto hanno il sistema freno a disco sia anteriormente che posteriormente. In questo caso fortunatamente sì, e quindi andiamo a installare i nuovi dischi e le nuove pastiglie anche sull'asse posteriore. Ci pensi tu? Yes! Sono pronto. Allora ragazzi, una volta sfilata la pinza dal portapinze, che poi dovremo smontare ovviamente per consentirci di sostituire il disco, bisogna stare molto attenti a non lasciare la pinza appesa. Per questo motivo adesso con Angelo lo fisseremo con una fascetta direttamente al braccio, comunque a un punto fisso del gruppo ruota. Vai Angelo, fissiamola. Perfetto, in questo momento la pinza è bella stabile e possiamo lavorare comodamente. Questa volta parlai del anche tu! Grazie Angelo, sono contentissimo. Tiriamo questi bulloni infiniti che non finiscono mai! E che cazzo! Questo qui è il fantastico portapinze che appoggiamo qua. E adesso siamo liberi di poter rimuovere il nostro vecchio disco volante terminato. Che schifo! Ma vogliamo mettere con questo bel UFO? Eh? Che ne pensate? Ragazzi, non smetteremo mai di dirvelo, mi raccomando, mai installare distanziali o dischi freno sportivi su un mozzo sporco in questa maniera. Quindi adesso andrò a pulirlo con la fantastica macchinetta che mi piace tanto. Bruno, come va? Tutto bellissimo e lindo, pulito e profumato. Come piace a me? Ok, bello pulito. Bruno ha finito di spazzolare il mozzo, ne approfitto per farvi vedere questo tipo di mozzo che non prevede il fissaggio ruota con bulloni, ma con colonnette e dadi. Installare distanziali su queste vetture con fissaggio ruota, colonnette e dadi è molto più complesso, perché va rimosso il mozzo e vanno estratte le colonnette e sostituite con quelle maggiorate presenti nel kit distanziali. È molto più difficile, ne abbiamo parlato di distanziali in quest'altro video che vi invito a vedere, e presto parleremo specificamente di distanziali su auto a colonnette. E quindi continuate a seguirci! Che sei bello. Allora ragazzi, questo è il portapinze, le pastiglie vecchie le sto sostituendo, però c'è una cosa interessante che vorrei dirvi. Questa pastiglia, come vedete, ha anche questa molla serve, quando si consuma, per fornire un rumore che fa capire che la pastiglia è andata e va sostituita. Questo è molto utile quando la macchina non ha il sensore elettronico di consumo delle pastiglie. Vecchia scuola.
Ragazzi, questo è un attrezzo per far rientrare il pistoncino della pinza posteriore. Bisogna inserire nel pistoncino con l'aria e poi fare ruotare per farlo rientrare. Ecco qua. È finito. Aspetta, che c'ho il naso da un lato è a punta e dall'altro è tondo. No, mi sa di qua che si vede il naso a punta, invece dall'altro è tondo. Sì. Di qua è a punta. Ma tu perché c'hai nero qua? Perché è un trucco. Perché praticamente qui è qua più figo, fa tipo militare, capito? Bello. Tipo. Bene, come spiegava Bruno, questi dischi sono indispensabili su auto modificate che hanno subito un upgrade delle prestazioni. Ma non solo, molti scelgono semplicemente per migliorare l'impianto frenante della propria auto di installare dischi sportivi di questo tipo e relative pastiglie. Addirittura ci sono delle auto tipo SUV di medio grossa cilindrata che hanno dei problemi con i dischi di serie, mi viene in mente il Touareg, l'X5, che noi andiamo a risolvere installando questi componenti sportivi non tanto per migliorare le prestazioni ma per risolvere problemi di fabbrica, e ci riusciamo perché sono componenti di altissima qualità. I dischi sportivi hanno anche una valenza estetica molto importante, infatti non si possono assolutamente vedere dei cerchi stupendi con un disco liscio. Ragazzi, è importante l'occhio, è importante la prestazione. Tutto questo potrete trovarlo sul nostro sito www.repattocorsestore.it, dove non soltanto troverete i dischi freno Tarox ma anche tantissimi altri componenti per l'elaborazione della vostra bellissima auto speciale. Adesso c'è la prova che farò io. Che dite? No. Non credo. No. Allora facciamo un tocco. Ce la giochiamo alla mora cinese. Vai. 1, 2, 3. Io. Incredibile. Bene, facciamo questa prova su strada. In realtà, per quanto riguarda i dischi sportivi, non si tratta proprio di una prova, ma di un rodaggio, perché è fondamentale per questa tipologia di componenti eseguire un rodaggio estremamente accurato sin dalle prime frenate, quindi sin dalla prima uscita. In cosa consiste questo rodaggio? Consiste nel fare delle frenate ripetute, prolungate, ma leggere, portando ad esempio la velocità dell'auto dagli 80 km orari ai 60, e dando un 20-30 secondi di tempo tra una frenata e l'altra. Poi facciamo un po' di strada, lasciando che l'impianto non si stressi, ma insomma ritorni un po' tranquillo con le temperature, e proviamo un pochettino a salire, quindi la portiamo dai 100 agli 80. E bastano 6-7 frenate in ognuna di queste due modalità, in modo da dare l'opportunità alle pastiglie nuove sportive di abbinarsi nel migliore dei modi ai nuovi dischi sportivi, ed è quello che stiamo facendo adesso. Bene, quindi qualche frenata prolungata, a posto. Riprendiamo un po' la velocità che abbiamo stabilito, non appena la raggiungiamo di nuovo una frenata prolungata dei secondi necessari che servono per arrivare ai 60 km orari. Perfetto, molto semplice, molto leggero. Al di là di questo, anche poi dopo il rodaggio, nei primi chilometri di utilizzo, 100-150 km, con questa tipologia di impianto è bene frenare un po' prima rispetto a quanto facciamo di solito e in maniera un po' più dolce. Chiaramente se bisogna frenare poi freniamo, cioè ci mancherebbe altro. Comunque questo impianto della Tarox è pazzesco, perché non ci sono fischi, non ci sono rumori strani, cioè sembra un impianto di serie, ma già si avverte una presa, cioè sul morso, sul disco, pazzesco, totalmente diverso, ragazzi, veramente si sente. Che fai? Sta facendo una prova su strada e io mi sto divertendo a seguirlo. Che rottura di coglioni, volevo farla io. Che dire, sono davvero molto contento di questo impianto. Lo sento già molto più
forte, è un morso davvero più aggressivo rispetto a quello di serie. È pepata, ha un assetto ad hoc, però... sono arrivato anch'io, ti seguivo. C'è la certa età. Lo so, anche io, infatti sto morendo già, aspetta. È una frenata modulabile, sì. Non ci sono vibrazioni, non ci sono rumori strani, non ci sono fischi. Io sono molto contento, secondo me sarà contento anche il proprietario. Veramente, quest'auto è veramente bellissima, poi con questi dischi voglio dire che fanno la loro porca figura. Molto, molto più fruibile e molto più divertente da guidare. Vi ricordiamo che sul nostro store trovate tutti gli articoli sportivi, ricambi sportivi più fighi del mondo, anche i nostri. Continuate a seguirci su tutti i social su cui siamo presenti, eccoli qui, e sul canale YouTube. Mi raccomando, un saluto da Alex e Bruno e il team di Reparto Corse, da Bari.